A Pietramala, una piccola cittadina dell'Appennino tosco-emiliano, si trova una targa con queste parole. Qui Alessandro Volta nel 1778 fece i primi esperimenti con l'aria che brucia. Proprio in questo luogo il fisico italiano scoprì la natura dell'aria infiammabile che gorgogliava nelle zone paludose di quell'area. Lo stesso tipo di gas che aveva già raccolto 2 anni prima ad Angera, sul Lago Maggiore. Non era nient'altro che quello che conosciamo oggi come gas naturale, elemento fondamentale sia per la transizione energetica che per il rafforzamento della sicurezza nell'approvvigionamento dell'energia. Il gasometro di Roma, costruito a fine anni 30 del secolo scorso, permetteva di immagazzinare vicino alla capitale il gas metano utilizzato per l'illuminazione delle strade e per le utenze industriali e domestiche. Nel complesso furono costruiti 3 gasometri minori, ma il più grande è un enorme contenitore cilindrico alto 90 metri e con un diametro di 60. Questa struttura, nel corso degli anni, è stata anche usata come sfondo cinematografico. Oggi, questo luogo ha cambiato volto. È la sede di ROAD, Rome Advanced District, il primo distretto tecnologico dedicato alle nuove filiere energetiche. Un polo di innovazione a cui partecipa una rete di imprese, tra cui ENI, aperto a collaborazioni con il mondo della ricerca e dell'università. L'area del gasometro ospita anche ENI 2050 Lab, uno spazio espositivo permanente su progetti e tecnologie ENI. Ma torniamo al nostro argomento, il gas, che oggi rappresenta un elemento importante per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia. Niccolò Percudani da 16 anni lavora in ENI occupandosi di gas naturale liquefatto, area in cui ora ricopre la responsabilità dell'attività di portfolio management. Niccolò, ci puoi spiegare perché il gas è anche un elemento di sostegno nel passaggio a fonti sempre più decarbonizzate? Tra i combustibili fossili, il gas è quello con la minore impronta carbonica. A parità di energia prodotta, può generare quantitativi di CO2 indicativamente pari alla metà di quelli prodotti dal carbone. I modi di produrlo e soprattutto di trasportarlo sono però molto diversi dai tempi del gasometro romano. Il gas è stato considerato in passato un combustibile povero. Ci vuoi spiegare il motivo? Il gas a temperatura ambiente si trova appunto allo stato gassoso, condizione che ne rendeva complesso il trasporto rispetto agli altri idrocarburi, liquidi e solidi. Proprio per lo stato in cui si trova in natura, non è economicamente vantaggioso il trasporto via nave o autocisterna. Il gas si sposta infatti all'interno di gasdotti, catene di tubi di grosse dimensioni, all'interno delle quali sono create stazioni di compressione che lo spingono avanti. All'aumentare della distanza, però, crescono i rischi di interruzione e questo ha portato storicamente alla creazione di mercati regionali del gas, tendenzialmente non connessi tra loro. Ma oggi il mercato del gas sta diventando sempre più globale grazie a un'innovazione che ne ha rivoluzionato il trasporto. Stiamo parlando della liquefazione. Niccolò, questo è il passaggio chiave. Come si ottiene il GNL, il gas naturale liquefatto, e quali sono i suoi vantaggi? Portato a 161,4 gradi centigradi sotto lo zero, il gas passa allo stato liquido a pressione atmosferica. Abbiamo così il gas naturale liquefatto. Il GNL può essere trasportato via nave e questo ha consentito l'integrazione dei mercati regionali di una volta, creando uno spazio globale per la sua compravendita. Ad esempio, è possibile portare il gas dall'Africa subsahariana fino in Italia, oltre a quello che arriva dal nord Europa attraverso i gasdotti. Cosa
Cosa significa per te lavorare in questo ambito? Quali sono le sfide che avete dovuto affrontare e quali sono le aspettative per il futuro? Il mondo del gas, in particolare quello del GNL in cui lavoro attualmente, è molto stimolante. Abbiamo la responsabilità di trasportare navi piene di gas naturale liquefatto per migliaia di chilometri, collegando i giacimenti esplorati da Eni coi nuovi rigassificatori italiani, garantendo l'approvvigionamento energetico nel modo più efficiente possibile. Siamo immersi in un mondo in profonda trasformazione e dobbiamo continuamente stare al passo attraverso lo sviluppo tecnologico, la digitalizzazione e l'automazione per rimanere sempre competitivi e accompagnare la transizione energetica. Sappiamo di essere all'interno di un processo molto rilevante e cerchiamo di contribuire a un mix energetico affidabile e sostenibile per l'Italia, all'interno del quale crediamo che il gas continui a giocare un ruolo fondamentale. Per usare una metafora, il gas è una sostanza abituata alle trasformazioni e capace di adattarsi, e pensiamo che queste qualità varranno anche per lo sviluppo futuro del suo mercato. Oggi al gazzometro abbiamo capito l'importanza del ruolo del gas nella transizione energetica e per la sicurezza negli approvvigionamenti. Grazie a Nicolò abbiamo compreso la passione dietro a ogni innovazione tecnologica.